Ciao, sono Bruno di Segema. Oggi ti parlo dei telecomandi e se effettivamente è possibile aprire un cancello automatico o una serranda senza l'ausilio di un telecomando. Come al solito, se il video ti piace metti mi piace sotto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella. Questo è un video rivolto al settore professional. Allora, magari i tuoi clienti ti hanno fatto sempre questa domanda: è possibile che qualcuno dall'esterno possa aprire il mio cancello senza l'ausilio del telecomando? In generale questo non è possibile, anche se ci sono alcune particolarità. Per capirle, per capire come ovviarle, dobbiamo un attimo prima conoscere bene il funzionamento di un telecomando. Allora, il telecomando ha due caratteristiche che vengono molto spesso confuse. Una è la frequenza di trasmissione, che possiamo associare in generale, per capire con una metafora, al continente. L'altra è la codifica, che possiamo associare alla lingua parlata dal telecomando. Che cosa succede? Che noi tutti viviamo in Europa, ma se parliamo noi italiano con un inglese o con un tedesco non ci comprendiamo. Quindi il continente nostro, la nostra frequenza è l'Europa, però parlando tra di loro per capirci dobbiamo parlare tutti quanti la stessa lingua. Questo è quello che deve avvenire tra telecomando e la ricevente radio. Due telecomandi come questi hanno la medesima frequenza, 433 MHz. Però parlano due lingue diverse, quindi non potrò mai programmare e far funzionare un telecomando, questo della GBD, su una ricevente Proteco e viceversa. Passiamo adesso al lato ricevente. La ricevente radio di qualsiasi marca, qualsiasi ricevente radio per cancelli, ha una cosa che si chiama filtro. Lo possiamo immaginare come un imbuto. Questo imbuto è molto piccolo e fa passare solamente la frequenza che la ricevente radio sa leggere. Quindi nel caso, per dire, della GBD, questa ricevente 433 MHz farà entrare solo la 433 MHz. Dobbiamo immaginare che dietro all'imbuto ci sia un dispositivo che parla la lingua del telecomando. Quindi se il telecomando parlava inglese, questo dispositivo deve riconoscere l'inglese, ma non solo, deve anche conoscere la parola d'ordine, che è in effetti il codice, la parola d'ordine che il telecomando sta trasmettendo. Per questo l'operazione per far funzionare i telecomandi, la prima, è apprendere il telecomando sulla ricevente radio. In questo modo la ricevente radio conosce questa parola d'ordine. Ora, più è complessa questa parola d'ordine, più è sicura quella che si chiama la crittografia. Adesso andiamo troppo nel particolare, però una parola d'ordine molto lunga è sicuramente molto più sicura rispetto a una parola d'ordine molto corta, un po' come succede quando utilizzate o create una password su un sito internet. Perché in teoria è possibile aprire il cancello automatico senza un telecomando, ma con un dispositivo, diciamo, molto particolare, che è anche un po' difficile da reperire? Perché se la ricevente radio ha questo imbuto che non è molto stretto ma è abbastanza largo, e questo succede purtroppo in tutte le riceventi radio sottomarca, diciamo quelle commerciali, hanno un imbuto molto largo per cercare di prendere il più possibile. Questo aumenta sicuramente la portata del telecomando, ma aumenta anche il vociare che sente la ricevente radio, quindi la ricevente radio sentirà una confusione di parole. In mezzo a questa confusione potrebbe riconoscere casualmente la parola d'ordine e quindi aprire il cancello. Quindi utilizzare una ricevente radio che è una sottomarca non è mai una buona cosa, perché stiamo mettendo così a repentaglio la sicurezza solamente per risparmiare, tra le altre cose, pochissimi euro. E è come, insomma, se noi montassimo una porta blindata, più blindata possibile, e poi montassimo un lucchettino molto piccolo che si può aprire con uno stuzzicadenti. Ora, le riceventi delle case produttrici, quelle più serie, hanno tutte un imbuto molto stretto, riconoscono una sola parola chiave e quindi sono abbastanza sicure, ma se avete dei clienti che vogliono una sicurezza ancora più alta, esistono dei prodotti in commercio che aumentano estremamente questa sicurezza e permettono quindi di avere un cancello e un ingresso estremamente sicuro. Questo dispositivo è un dispositivo molto particolare, te ne parlo in un altro video, però serviva questa spiegazione per capire a che cosa serve effettivamente l'apparecchio che ti presenterò. Allora, questo video finisce qua, ce ne sarà un altro logicamente che spiegherà il prodotto che ti ho accennato. Se il video ti è piaciuto o ti è stato utile, metti mi piace sotto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella per rimanere aggiornato sui nostri nuovi video, metti qualcosa nei commenti, qualche richiesta se pensi che possiamo aiutarti. Venici a trovare in via Quarto Sant'Antonio 48 a Marino, e anche i prodotti professional li trovi sul sito shopsegema.it. Ciao, al prossimo video.